Mi chiamo Marta e ho 12 anni. I miei parenti mi hanno sempre chiamata terremoto perché non c'è proprio verso di tenermi ferma. Soprattutto la zia Lusana, che abita a Torino ed è la mia preferita. Ehi, bambina terremoto! Ciao, sono Luciana. Senti, e perché non vieni a trovarmi a Torino? E dai, vieni qua, siamo tutti bugianen qua, ci vuole qualcuno con un po' di brio, un po' di energia. E ci sono solo io, capisci? È troppo poco. Dai, ti aspetto. Ehi, terremoto, vieni, è pronto, spegni quella musica, ma non senti quanto è alta? Poi una notte è cambiato tutto. Anche il mio soprannome. Ehi, Martì, beh, che devi fare? Sei uscita adesso da scuola? Ciao, bella me, dove vai? I terremoti sono come le persone, non ce n'è uno uguale all'altro. A 6 anni pensavo che zona sismica fosse il nome di una malattia, una specie di raffreddore che colpisce di più in certe parti d'Italia e meno in altre. Ho imparato quasi subito cosa significa terremoto, ma cosa sia veramente l'ho capito da poco. Un terremoto non è affatto una malattia, anzi, è un fenomeno naturale. È questa la storia che voglio raccontare, come il terremoto, cambiando l'aspetto della mia terra, ha cambiato anche me. Un fratello rompiscatole, mi piace sciare, sono innamorata di Robert Pattinson, frequento le scuole medie e questa era la mia città. Dicevo, i terremoti sono tutti diversi. Alcuni sono solo un po' paurosi, altri cattivi, altri ancora cattivissimi. Io sono stata fortunata, la mia casa ha retto e nessuno della mia famiglia si è fatto male. Da un lato questo mi consola, dall'altro a volte mi sento un po' in colpa. Soprattutto quando penso alle persone che sono morte o a quelle che hanno perso tutto. Anche se il terremoto mi ha fatto tremare di paura, non mi è colta totalmente di sorpresa. Infatti a scuola avevamo già iniziato a studiarlo e conoscerlo. Se c'è una cosa che ho capito, anche se non fa piacere sentircelo dire, è che il terremoto prima o poi ritorna. Devi fare. Me lo dice sempre la nostra vicina di casa che viene dalla Grecia. Ricordati che il terremoto non è come la gioventù, che passa e non torna più. Può essere una ragazzina cilena, giapponese, haitiana. Chi sta in una zona sismica deve farci i conti. Stai a sentire, in Thailandia, diversi anni fa, ci fu uno tsunami, un maremoto devastante. Morirono un sacco di persone, ma su una spiaggia, a Phuket, si salvarono tutti. Lo sai perché? C'era una bambina inglese di 9 anni, si chiama Tilly. Aveva studiato i terremoti a scuola, aveva capito che questo era uno tsunami. Ha dato l'allarme e tutti si sono messi in salvo. Nello stesso tempo, su un'altra spiaggia, davanti al mare che si ritirava, i turisti sai cosa facevano? Scattavano le fotografie. Conoscere le cose può fare la differenza tra la vita e la morte. Lo capisci? Vieni a prendere un fico al cioccolato. Sono in cucina, li ho fatti per te. Mamma, cos'è questo tsunami? Questa storia della bambina inglese mi ha fatto una grande impressione e così ho lavorato
ancora più volentieri, insieme ai miei compagni, alla costruzione di una mostra sui terremoti. È venuta bellissima! Ci hanno aiutato e sono stati anche più buoni nel dare voti. Poi ho avuto una scusa valida per stare vicino a Davide della terza B, senza che nessuno si accorgesse che mi piace da matti. Non come Robert Pattinson, un po' meno. L'abbiamo progettata insieme a un sismologo. Nonostante il nome, non è una persona noiosa e non usa parole incomprensibili. I terremoti avvengono perché la Terra non è un sasso, non è un sasso rigido, non è una patata. La superficie non è un pezzo unico, non è una calotta, non è un guscio d'uovo, ma è suddivisa in pezzi che si chiamano placche. Ma se noi potessimo aprire e vedere dentro com'è fatta, ci accorgeremmo che lo strato esterno è quello di crosta, quello duro dove noi siamo sopra, che è quello che si spacca, dove avvengono i terremoti. Ma all'interno c'è una zona molto più calda, molto più fluida. Questo significa che è una zona che non accumula sforzo e quindi non ci sono terremoti. Però, essendo molto calda, induce dei movimenti che si chiamano moti convettivi. Sotto la spinta di questi movimenti al suo interno, le placche tendono a muoversi l'una rispetto all'altra. E in questi movimenti, quindi, creano degli sforzi, degli attriti, delle pressioni, delle tensioni. Nel momento in cui la capacità di resistenza di queste placche è superata dallo sforzo, dalla tensione, avviene il terremoto. Tra quando ci sarà il prossimo terremoto? Nella prossima ora in Italia ci sarà un terremoto. Il problema però, quello che ci interessa maggiormente, sono i terremoti che fanno danni. I terremoti più forti non sappiamo dire esattamente quando ci saranno, però sappiamo dire sicuramente dove ci saranno i terremoti forti. Lì ci sono sempre stati terremoti, lì ce ne saranno ancora, probabilmente con la stessa forza. Ma ci sono delle apparecchiature che prevedono il movimento delle faglie? È come chiedere se è vero che esiste un termometro che prevede la febbre. Gli strumenti misurano, gli strumenti non prevedono. Ci sono apparecchiature che stabiliscono quanto tempo passa tra un terremoto e l'altro? Beh, certo, se parliamo di terremoti del passato, basta un orologio, basta un calendario. Se noi sappiamo che in un certo territorio, su una certa faglia, c'è stato nei 10.000 anni passati un terremoto ogni 500 anni. Ci aspettiamo che per i prossimi 10.000 anni avvenga un terremoto ogni 500 anni, mediamente. Pensate un po', un terremoto della stessa energia può fare 10 vittime come 1.000. La nuova prof d'italiano, per esempio, ha fatto chiudere la scuola media nel paesino dove insegnava prima. Ha fatto spostare in altri istituti più di 200 ragazzi. Diceva che l'edificio non aveva la certificazione a posto e che non era previsto un piano di evacuazione della scuola. Alcuni genitori della classe di mio figlio si erano arrabbiati e dicevano addirittura che questa storia della sicurezza fosse un po' una stupidata e che la prof fosse un po'... Lei è andata avanti senza badare a nessuno. Ha messo di mezzo il sindaco, che poi è anche responsabile locale della protezione civile, e la scuola ha chiuso. C'è una cosa che dovete imparare a fare, di cui non dovete vergognarvi mai, ed è fare domande. Dovete sapere, chiedere, se siete in una zona sismica, se la vostra casa è stata costruita in modo sicuro, se la vostra scuola è stata costruita in modo sicuro. Sono domande che dovete fare voi e dovete dire ai vostri genitori di farle continuamente. Ci sono dei regolamenti precisi. Quando queste leggi non sono rispettate, semplicemente il rischio è molto più alto. Quindi dovete imparare a fare domande, tante domande. Oh Bastelli, ma che fai? Dormi?
O vieni un po' qua che ti interrogo, vediamo se ti svegli. E volete sapere una cosa? Manco 2 mesi, il terremoto quella scuola l'ha ridotta a un cumulo di macerie. No, perché mio cugino vive in America e mi ha detto che lì hanno scoperto un modo per prevedere terremoti. Solo che i venditori di case prefabbricate hanno nascosto questa cosa pagando milioni e milioni di dollari. Ma è vero questo fatto? Mio cugino invece ha detto che in America sono atterrati marziani, questa... Prevedere i terremoti sappiamo che non è possibile. Si studia da tanti anni, si studia sul comportamento degli animali precedenti ai terremoti, si studiano sulle emissioni gassose prima dei terremoti, ma un metodo che ci possa dire in precedenza quando ci sarà il prossimo terremoto non ce l'abbiamo purtroppo. Quanto sarà forte il prossimo terremoto? Quanto sarà forte il prossimo terremoto? Sulla stessa frattura che si è rotta il 6 aprile del 2009 sarà grosso modo delle stesse dimensioni. Siccome ci vorrà tempo prima che quella frattura si ricarichi, non avverrà domani mattina, quindi dovremmo aspettare sicuramente qualche secolo. Sulle faglie che possono essere, e ci sono nel territorio abruzzese qualche chilometro più in là, ci possono essere terremoti anche più forti di quello che c'è stato il 6 aprile del 2009 e non riusciamo a sapere adesso quando ci sarà. In teoria potrebbe esserci anche domani mattina, anche stasera. Ma è vero che ci sono scosse 30.000 volte più forti di quello dell'Aquila? La voglia, come no? Il terremoto di Sumatra del 2004 è stato proprio circa 30.000 volte più forte del terremoto dell'Aquila. Pensa che durante quel terremoto si è spaccata la crosta terrestre per oltre 1.000 chilometri, come se tutta l'Italia si rompesse in pochi secondi. In Italia non possiamo arrivare però a terremoti così forti, perché la crosta terrestre non è capace di resistere a forze molto grandi e quindi si rompe prima. Non dobbiamo dimenticare quello che è successo in passato comunque, dobbiamo mantenere sempre viva l'attenzione, soprattutto come cittadini dobbiamo essere sempre attenti e richiedere che la normativa antisismica sia sempre rispettata, dobbiamo chiedere che vengano sempre riprovati e riprovati i piani di evacuazione, soprattutto per le scuole per esempio, è fondamentale. Quello che mi fa più arrabbiare è che fin quando non arriva un terremoto nessuno si preoccupa di niente. Chi lo fa viene pure preso in giro. Così è successo al cugino di mamma. Lui e sua moglie hanno comprato un vecchio rudere in campagna. E si sono fatti fare un progetto da un ingegnere esperto in costruzioni antisismiche. Per questa ragione hanno speso un po' di più. E tutti lì a dire che se l'hanno fatti fregare. Ma che fregature, fregatura! Quando si ristruttura un immobile è giusto spendere qualcosa di più per migliorarlo dal punto di vista sismico. Guardate qua. Le zone in rosso sono quelle ad alta pericolosità. Vi pare il caso di far finta di niente? Bei furbacchioni quelli che vogliono farvi risparmiare sulla sicurezza. Quando andate a comprare un'auto nuova, cosa fate? Lasciate l'airbag e la ruota di scorta perché costano troppo? Oh, che discorsi sono? Del resto tutti noi abbiamo speso soldi per mettere a norma l'impianto del gas, l'impianto della luce, oppure voi avete ancora la stufetta a cherosene e i fili elettrici che pendono dal soffitto. Allora perché non dovremmo fare altrettanto contro il terremoto? Che quando vi presenta il conto, ehi, è molto più salato del mio, eh? Su internet Asia, che è la mia migliore amica, ha scoperto che in Friuli Venezia Giulia c'è persino un museo del terremoto. La prof ha detto che magari l'anno prossimo ci andiamo in gita, ma sinceramente mi pare più giusto che ci vadano tutti quelli che non hanno mai sentito una scossa. Noi abbiamo già fatto il pieno, non vi pare? Sui siti che parlano di geofisica e terremoti si scoprono delle cose proprio strane, come quelle case in Turchia che non sono crollate anche se erano vecchissime. Ve lo spiego io perché non sono crollate. Dietro quel modo di costruire c'è un sapere che ha fatto i conti per secoli o millenni con terremoti molto forti che sono caratteristici di quell'area. Nel 99 in Turchia tanti condomini in cemento armato nuovi sono collassati come castelli di carte, mentre case vecchie in telaio di legno, in edilizia tradizionale e mattoni crudi hanno resistito perfettamente, sono rimaste perfettamente integre.
La cosa più importante è seguire alcune regole di buon senso, materiali di buona qualità, una buona posa in opera, regola d'arte, non ci si improvvisa muratori tutti quanti, e poi curare con molta attenzione i collegamenti tra pareti e solai, e per le case in muratura significa utilizzare cordoli leggeri e catene. Non è indispensabile usare tecniche avveniristiche per costruire case sicure. Anche una casa in muratura può resistere bene a forti terremoti. Troppo spesso le case moderne vengono costruite da persone che non rispettano le regole, che vogliono guadagnare sempre più soldi. Ma io mi chiedo, se poi la gente muore sotto le loro case costruite male, come fanno a dormirci la notte? A proposito, chi dice case fatte male, dice Vincenzi, della Calcio e Mattoni SRL. È un tipo che sta sempre al bar a parlare al cellulare per ore. Sì, sì, vai pure avanti, poi con quell'altra ditta è tutta una cosa, ci pensiamo noi, te non ti devi preoccupare, va bene, vai avanti. Lo sanno tutti in quartiere, ha fatto una montagna di soldi e adesso che c'è una città da ricostruire, vedrai che festa, dice sempre papà. Sì, 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 poi passo io dal cantiere. Voi intanto continuate, andate avanti, mi raccomando. No, no, io non ci sto mica a fare la parte del cattivo, no, non ci sto, perché siete voi che mi fate vivere a me, che mi date l'ossigeno. A me. Siete voi, eh? Mi fate ingrassare, la faccia vostra magari, e voi neanche vi accorgete naturalmente, no? Se voi costruite con tutti i permessi legali, eccetera, io svanisco, ecco. Se voi finalmente vi rifiutate di votare per questa gente corrotta, quelli che magari sono imputati di mafia addirittura, no? Ecco, se voi vi rifiutate di costruire dove non si può, perché se non si può una ragione ci sarà, no? Allora io sparisco, svanisco, capisci? Invece voi mi fate ingrassare a me, siete voi che lo decidete. Io vivo perché voi lo volete. Continuate così, io faccio i vostri interessi, vi faccio spendere poco, no? E poi insomma, dai, ci mettiamo d'accordo, Forse il Vincenzi è un po' come Leo Grandi, il prepotente della scuola. Senza la sua banda di amichetti che gli vanno sempre appresso, non sarebbe altro che un povero cretino solo come un cane. Il centro di L'Aquila non c'è più. A vederla così mi si spezza il cuore. Ogni volta che una via o una piazza viene riaperta è una gioia senza fine. Ma torniamo a quello schifoso giorno di aprile. In classe mia siamo tutti d'accordo. La prima cosa che arriva è il rumore. Dopo, quando tutto è finito, il terremoto ti resta dentro e un po' ti cambia. Si è visto bene in casa mia? Si muove, hai visto che si muove? No, non si muove. Sì che si muove, Luca. È fermo, non si muove. Perché sei sempre così rassegnato? Io. E tu allora, che sei con la valigia pronta sotto il letto? Per non parlare di mia nonna. Signora! Apra, signora! Apra la porta, che crolla tutto! Venga fuori! Apra la porta! Forza! Apra! La buttiamo giù, chiamo i colleghi! La casa mezza crollata e lei come se niente fosse. Come perché? Viene giù tutto quanto, viene giù la casa, è pericolante, non vedi i calcinacci? Venga giù, apra la porta! Come ho reagito io? Sono diventata grande,
all'improvviso. Almeno così mi sono sentita mentre portavo delle coperte strada, in mezzo a tutta quella polvere. Era la prima volta che rimanevo sveglia tutta la notte. Al corrente, quello che vedi intorno, fammi sapere che è crollato, qua mi dicono palazzi a 20 settembre, ai 99 cannelle, palazzi dei 4 piani che sono venuti giù, quello che vedi intorno, fammelo sapere. Avrei bisogno di un'ambulanza perché c'è una donna, è stata interessante, che si sente male, datemi ausilio. Quando arriva il terremoto è importante sapere come comportarsi. Mio nonno, quando era militare, l'hanno mandato nel Belice per i primi soccorsi. Mi ha raccontato che intanto si direbbe Belice, ma non lo sa nessuno. Poi che gli anziani si spaventano più di tutti. E così, da quando è in pensione, se ne va in giro a dare ai vecchietti istruzioni di salvataggio. Quando arriva lo scossone, cerca di rimanere calma e di mettere sotto un tavolino. Se no, mettete sotto il muro portante, il più paccuto che ci sta. Poi è buono, pure un angolo fra due muri. E non dà l'ascensore, che se zumba la corrente rimane chiuso dentro. Chiudi l'acqua, la luce e il gas. Perché da un anno se ne possono fare 10, che gli terrà muto e fedendo. Se stai piano terra, scappa subito. Se no, aspetta la fine della scossa e poi cali le scale. Non cercare di pigliare le robe di valore. Ma le persone sì. Quando stai in strada, metti da una parte sicura dove non devo cascare niente in testa. Quando le cose ti finiscono nel remà, vedi se ci sta qualcuno che ti aiuta. Nemmeno la paura è uguale per tutti. Il nonno dice che gli tremavano le gambe. Io le gambe non le sentivo più. Filippo sembrava non avere nessuna paura, come se niente fosse successo. Poi ci ha raccontato che per 3 mesi la notte non riusciva a chiudere occhio. La nostra bidella invece, prima del terremoto, non sapeva urlare. La voce proprio non le usciva. Poi, alla prima scossa... Ad Asia batteva il cuore da togliere il fiato. A Sara veniva da vomitare. Alice addirittura non riusciva più a tenere la pipì. Sono tutte cose di cui dopo ci si vergogna. Parlarne però ti fa sentire meglio. A scuola è venuta pure una psicologa. Ci parlavamo noi ragazzi, ma anche alcuni prof e qualche genitore. L'unica cosa positiva in tutta questa vicenda è che ho tanti amici nuovi. Quando condividi un macello così con qualcuno, come fai a non diventare amico? Da qualche parte ho letto un pensiero proprio figo e l'ho messo nella mia pagina di Facebook. Dice: contro ogni catastrofe esiste una medicina potentissima. Non evita la sofferenza, ma la fa passare prima. È la solidarietà, il darci una mano gli uni con gli altri. È guardare tutti quanti, nello stesso momento, nella stessa direzione. Tra le due e il mare passano i sogni di tutti. Passa il sole ogni giorno senza mai tardare. Dove sarò domani? Mi chiamo Riccardo,
sono dell'Aquila. La mia scuola è la Dante Alighieri, la mia sezione è la prima C. Io mi chiamo Michela e sono della classe prima D. Io mi chiamo Simone e sono della classe prima C della scuola Dante Alighieri dell'Aquila. Io non ho avuto solo paura durante il terremoto, ma paura anche dopo molto dopo il terremoto, perché avevo paura di che tutti quanti i miei amici, che cosa gli sarebbe successo, dove sono, insomma. Ho provato un po' di paura e mi tremavano le gambe, infatti con le scosse avevo ancora paura. Però poi quando sono uscita, l'affetto che c'avevamo fra i vicini e tutti i parenti mi ha fatto un po' tranquillizzare. Beh, io dormivo per fortuna, sennò non mi spaventavo. Dovevo andare in una casa a Roseto. Io abitavo alla Torretta, vicino alla mia scuola Torretta, della Torretta Vecchia. Però adesso sto a casa di mio nonno a Pettino, perché casa mia B si sta ristrutturando. Dopo siamo andati a Roma dai miei nonni, ci siamo stati per un mese e due. A scuola già mi avevano insegnato che ti dovevi mettere sotto un tavolo, io l'ho fatto, però me l'ha detto mia madre. Io ero restato sul mio letto quasi paralizzato dalla paura e non capivo cosa stava succedendo, come se qualcuno ti tira una botta in testa, poi tu non capisci quello che succede immediatamente. Beh, per me il terremoto è stato distruttivo, però io la notte mi sono ricordato e quando i miei genitori mi hanno portato fuori per salvarmi insieme a mia sorella. All'inizio non ho fatto niente e aspettavo che la scossa fosse finita, e in quel momento non capivo se tremavo più io di paura oppure il muro per il terremoto. Sembra un'eternità, ma è durato solo 23 secondi, non è che sia tanto. Tu appunto vorresti fermarle, stringere un bullone per fermarle, no? Ma non si può, perché è una cosa molto... è la natura, come dire, non si può fermare. Molte cose sono cambiate, il centro non c'è più, però ora ci stiamo abituando. La normalità è proprio tutta cambiata. E infatti è come se si è bloccata la vita in un secondo, però poi l'anno prossimo, quando si zonerà alle case, cambierà tutto.